Buon pomeriggio a tutti, 14:30 del 23 di luglio, nuovamente in diretta, questa volta da Roma. Come ho avuto modo di dirvi ieri, quest'oggi ci sarà la direzione nazionale del Partito Democratico e quindi sono arrivato a Roma, diciamo, un pochino prima rispetto al solito. Di solito arrivo a Roma il martedì mattina, insomma, invece oggi il collegamento lo facciamo da qui. L'agenda di domani è ancora abbastanza in divenire, per cui credo di poter dare soltanto un orario di massima che dovrò confermarvi per la diretta di domani. Dovremmo esserci per le ore 17 perché nel primo pomeriggio ci sono alcune riunioni di commissioni e quindi certamente non ce la farò ad essere in diretta, ma spero per le ore 17 di essere lì. Ve lo confermo via Facebook. Nel frattempo, come al solito, solita freccetta da premere esattamente in quel punto sotto il mio viso per condividere questa diretta e per condividere anche il video che naturalmente trovate al termine della diretta e che resta sia sul mio sito ivanscalfarotto.it sia sulla pagina Facebook che su YouTube. Oggi credo di fare una cosa abbastanza breve, ci sono giusto un paio di argomenti che vorrei toccare. In particolare mi ha molto colpito l'intervista che Davide Casaleggio ha rilasciato a Mario Giordano oggi sul quotidiano La Verità. Devo dire innanzitutto che mi ha molto colpito il giornale che Casaleggio ha scelto per rilasciare questa intervista, perché si sarebbe pensato magari di utilizzare, non so, il Fatto Quotidiano o giornali normalmente più vicini alla linea politica del Movimento 5 Stelle. E invece Casaleggio sceglie un giornale come La Verità, che, diciamoci la verità, appunto, è un giornale che rappresenta le posizioni più conservatrici, per usare un eufemismo, più retrive, più a destra, che siano possibili. Non sceglie il Fatto Quotidiano, che come sapete da molto tempo spinge per un accordo tra 5 Stelle e PD, ma sceglie un giornale appunto che richiama a tesi appunto di destra o di destra estrema. E questo secondo me non può essere un caso, perché evidentemente, credo, Casaleggio abbia voluto lanciare un segnale in questo senso. Nulla viene fatto per caso. Scusate, figuriamoci la scelta del quotidiano a quale rilasciare un'intervista di 3 pagine. E poi, tra le varie cose che Casaleggio dice, sempre in questo tono abbastanza messianico, di previsione di come sarà il futuro, un po' il testimone che ha preso da suo papà Gianroberto, Casaleggio, en passant, in un certo senso, tocca un punto che a me ha interessato moltissimo, che ha catturato la mia attenzione, perché è un tema sul quale, rispetto al Movimento 5 Stelle, io ho sempre avuto qualcosa da dire. A un certo punto dell'intervista, appunto, Mario Giordano chiede a Casaleggio di spiegare le sue idee sulla democrazia rappresentativa e sulla democrazia diretta. Casaleggio dice, appunto, che la presenza di internet naturalmente comporta un coinvolgimento molto più diretto dei cittadini e che quindi il principio della democrazia diretta andrà prendendo sempre più piede. E a tal punto da suggerire, per esempio, la ratifica, diciamo una legge di ratifica di tutti i trattati internazionali fatta direttamente dal popolo. Ora pensate che i trattati internazionali spesso si occupano di cose super tecniche, che veramente, vabbè, io non so proprio come si farebbe anche a catturare l'attenzione del popolo e a spiegare loro di che cosa si tratta, se si considerano, non so, l'equipollenza dei diplomi di laurea o i trattati per il mutuo riconoscimento, i trattati di estradizione. Vabbè, ma il punto che davvero mi sembra più interessante e anche più allarmante è quando Davide Casaleggio dice che a un certo punto, secondo lui, potremo fare a meno del Parlamento. Non subito, bontà sua, ma in realtà lui dice, in realtà alla fine, vista la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, del Parlamento, potremmo fare anche a meno. Ora, questa è la cosa, se dovessi dire tra tutte le cose che mi separa di più dal Movimento 5 Stelle, è proprio questa follia della democrazia diretta. Spiego perché. Io credo sinceramente nella partecipazione e condivido il fatto che noi dovremmo essere più abili a coinvolgere la partecipazione popolare e a, come dire, consultare più spesso il popolo, tra virgolette. Penso che questo valga anche per il Partito Democratico, per essere sinceri. Noi non abbiamo mai utilizzato, per esempio, il referendum tra gli iscritti.
Oggi io condivido il fatto che sono d'accordo sul fatto che appunto le persone desiderino contribuire più direttamente alle grandi decisioni. E fin qui ci siamo. Il problema è che pensare che il popolo direttamente, quindi il corpo elettorale direttamente possa decidere su tutto, io penso che sia un errore esiziale e credo anche che nasconda in realtà questa idea. Un pensiero molto pericoloso. Mi spiego, perché è un errore? Guardate, come molti di voi sapranno, io ho vissuto molti anni in Gran Bretagna, ho ancora molti amici lì, ci vado ancora molto spesso, ho lavorato a Londra per anni, quindi è un posto che conosco molto molto bene e capisco benissimo quali fossero le perplessità del popolo britannico sull'appartenenza all'Unione Europea. Ma se andassimo a vedere che cosa è successo dopo il referendum sulla Brexit? Io penso che concorderemmo tutti che aver posto un quesito così complicato all'intero corpo elettorale, riducendolo ad un sì o a un no, sia stato un errore veramente gravissimo. Lo dico perché, continuando a frequentare Londra e la Gran Bretagna, so bene che dal giorno in cui c'è stato il referendum, sostanzialmente l'agenda politica britannica è completamente bloccata sul tema della Brexit. Sostanzialmente a Londra e in Gran Bretagna non si parla d'altro. E non si parla d'altro perché la decisione è una decisione talmente importante, talmente gravida di conseguenze talvolta neanche immaginate, neanche previste quando si è fatto il referendum, che aver appunto lasciato tutto questa sorta di enorme matassa ingarbugliata a un sì o un no ha evidentemente creato dei problemi. Vi faccio un esempio. Una delle ultime volte che sono stato a Londra, qualche mese fa, leggevo sui giornali che c'è un problema circa l'appartenenza della Gran Bretagna all'Euratom, che è l'Organizzazione Europea per l'Energia Atomica. Perché tra i vari trattati che esistono in Europa c'è anche quello del trasferimento di materiale radioattivo. Ora sapete che il materiale radioattivo viene utilizzato anche per curare i pazienti oncologici attraverso la radioterapia. E una delle questioni che si è sollevata è come si farà, una volta che la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Euratom, a spostare questo materiale radioattivo a fini clinici. Ora, chi mai si andava a immaginare che tra le varie cose da risolvere ci fosse anche questa? Però, vedete, la Gran Bretagna è entrata nell'Unione Europea nel 1973 ed è chiaro che in questi 45 anni le interdipendenze tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna sono state infinite. Una delle leggi che la Gran Bretagna ha dovuto approvare per provvedere all'uscita dall'uscita dall'Unione Europea si chiama il Great Repeal Bill. È un atto, diciamo una legge, un disegno di legge poi diventato legge, che serviva a far assumere dalla Gran Bretagna tutte le leggi fatte in tutti questi decenni dall'Unione Europea e direttamente vigenti nell'ordinamento britannico affinché poi il governo e il Parlamento britannico potessero modificarle. Ma è stata un'operazione di assunzione nell'ordinamento britannico di un'enorme quantità di normative che riguardano veramente tutti gli aspetti della vita. Allora, io penso che la democrazia rappresentativa, sia nata e sia stata sempre considerata la migliore delle forme di governo, una che funziona malissimo, ma sempre la migliore di tutte, come disse Churchill, proprio perché molto spesso le questioni che si pongono davanti alla politica non hanno delle risposte esatte o sbagliate. Cioè, non è che andando a destra o a sinistra si va verso il giusto e andando nell'altra direzione si va nella parte verso l'errore, verso il peccato. Spesso la decisione da prendere è una decisione che si avvicina il più possibile all'ideale, ma che certamente non sarà l'ideale, perché la realtà è talmente complicata che ogni qualvolta tu prendi una decisione, le conseguenze a cascata che si producono sono le più varie. Allora, io penso che l'esistenza di un gruppo di politici che fa quel mestiere e basta, e che non lavora su altro appunto la soluzione di quei problemi, sia dovuto al fatto che nella maggior parte dei casi non è tutto così semplice, non basta dire sì o no, bisogna dire sì, ma e no, però, perché
molto spesso la coperta è corta e quindi se tiri da un lato scopri i piedi e se tiri da un lato, dall'altro lato scopri la testa. Questa è la vera fatica del governare ed è quello di cui si sta accorgendo, credo, anche Di Maio. Il suo decreto dignità è proprio il paradigma di questo approccio. Cioè io vedo un problema, lo risolvo come se fosse facile e creo 100 altri problemi, per cui vedo i rider che sono appunto magari sfruttati, che non hanno delle tutele come è giusto che sia, e dico i rider li assumiamo a tempo indeterminato. Il giorno dopo l'amministratore delegato dell'azienda ti dice io chiudo l'azienda, così i rider non hanno più nessun lavoro. Spesso succede così, spesso tu ti devi chiedere ma per esempio, il trade-off, lo scambio tra maggiore flessibilità, da un lato, che può essere un pregiudizio per il lavoratore, ma la creazione di un numero maggiore di posti di lavoro, vale la pena? Se le metto sul piatto della bilancia, da un lato la flessibilità e dall'altro la maggiore occupazione, dove mi conviene andare? Ed è chiaro che la soluzione non sarà mai una soluzione ideale, ma chi governa sta lì per studiare e per provare a scegliere quella soluzione che in buona fede gli sembra quella più produttiva. Ed è quello che il Movimento 5 Stelle non fa. Quindi delegare tutto a un sì o un no vuol dire creare, risolvere magari un problema apparente e crearne 100.000. E quindi questa è la ragione per la quale io penso che la democrazia diretta sia un errore. Ma dicevo prima, non è soltanto un errore, perché qui c'è anche, io credo, della malafede. Nel senso che ogni qualvolta si è detto diamo tutto il potere al popolo, in realtà è stata una scusa per darlo a uno solo. Se voi considerate tutti gli stati che nel mondo si sono chiamati Repubblica Democratica o Repubblica Popolare, ebbene nessuno di questi era una vera democrazia, erano dittature. Cioè si dice con la scusa di dare il potere a tutto il popolo, si finisce con l'individuare una persona forte, un uomo forte che dice io agisco nel nome dell'intero popolo e dovete fare tutti così, come dico io, perché quello è l'interesse popolare. Allora, il lavoro che il Movimento 5 Stelle ha fatto in questi anni di delegittimazione della politica e di delegittimazione delle istituzioni, quando il Movimento 5 Stelle dice ma sì, in Parlamento deve entrare chiunque, il che è giustissimo, ma quel chiunque, una volta che entra in Parlamento, deve continuare a essere ciò che era prima, perché uno vale uno. Ecco, io penso che sia sbagliato, penso che una volta che l'uomo qualunque, la donna qualunque entra in Parlamento, quella persona è un parlamentare, non è un portavoce. È un deputato, un senatore, una deputata, una senatrice, quindi si assume non maggiori diritti, ma maggiori responsabilità di essere all'altezza dell'istituzione che ha deciso di rappresentare. Perché? Per cui dire il parlamentare vada con l'autobus è giusto nel senso di dire il parlamentare non deve avere più diritti degli altri, ma è sbagliato se quell'andare in autobus significa fargli perdere di prestigio, non alla persona, ma all'istituzione. Quando il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura è salita sul tetto della Camera e ha issato la bandiera del Movimento 5 Stelle sul tetto del Parlamento, quindi sul tetto della casa di tutti, rendendola casa di qualcuno ma non di qualcun altro, quando il Movimento 5 Stelle dice noi siamo i cittadini, come se gli elettori del PD non fossero cittadini, fa una cosa che secondo me è al limite dell'eversione. Proprio quello che dice Davide Casaleggio, svuotare il Parlamento di funzione per dimostrare che il Parlamento è inutile e che la sovranità popolare può essere trasferita da un'altra parte, per esempio sui server della Casaleggio, diciamo le cose chiaramente come stanno. Allora, io penso che, ripeto, dietro questo svuotamento dell'istituzione parlamentare, dietro questo svilire il prestigio dei parlamentari, attraverso questo puntare il dito verso questa casta di nullafacenti, di gente che si approfitta, mettere il popolo contro i suoi rappresentanti, significa dire non avete bisogno di essere rappresentati, il Parlamento non serve più, ci pensiamo noi, ci penso io. Ed è per questo che io non starò mai dalla parte del Movimento 5 Stelle. Spesso qualcuno mi dice non ti allargare, non dire queste cose perché in futuro non si può mai sapere. Io sono molto tranquillo a dirlo, è
questo video resta registrato contro di me per il futuro, ma io con un movimento così non posso avere nulla a che farci. E vi dico la verità, lo ritengo più pericoloso della Lega. La Lega è una destra orribile, come dico io, ruspante, che conosco e che l'Italia ha già sconfitto. Una destra razzista, una destra populista, l'abbiamo già vista e l'abbiamo già abbattuta. L'abbiamo fatto una volta, possiamo farlo altre volte. Il Movimento 5 Stelle invece è un movimento di destra mutante che si insinua come una neoplasia dentro il corpo sano della democrazia e prova a svuotarla dall'interno. E questo non mi piace. Concludo segnalandovi a questo proposito lo scontro che c'è stato quest'oggi tra Barbara Lezzi e Michele Emiliano a Bari. Trovate facilmente il video, discutevano di TAP. Si vedono due populismi a confronto che entrano in contrasto tra di loro. Io penso che Barbara Lezzi e Michele Emiliano siano due figure ugualmente dannose per il paese. Penso che Barbara Lezzi oggi abbia la patata bollente di dover fare le cose, per cui ha detto sempre che non avrebbe fatto, per esempio, la TAP, e invece adesso dovrà farla, perché la TAP serve all'Italia, ci serve differenziare le fonti di approvvigionamento del gas, punto e basta, e quindi chiunque governi è nell'interesse nazionale lo dovrà fare, e questo porta allo scontro con Michele Emiliano. Guardate quella scenetta e vi renderete conto di quello che dico. In tutto questo, e concludo, il Partito Democratico segna una perdita di circa 2 punti sull'ultimo sondaggio proposto oggi dal Corriere della Sera. È una cosa che mi preoccupa moltissimo, ma che, devo dire la verità, non mi sorprende. Io penso che la scelta di rinviare il congresso sia stata un errore. Penso che in questi mesi avere una situazione di transizione così lunga potrebbe farci perdere ulteriori consensi, perché mentre il gruppo parlamentare, i gruppi parlamentari funzionano e funzionano bene, stiamo lavorando bene in Parlamento, io credo, sul territorio il partito non c'è, perché non c'è quel rilancio di cui avremmo bisogno e non c'è neanche una definizione di una linea politica chiara, perché nel momento in cui oggi devo leggere l'ennesima intervista di Cesare Damiano contro il Jobs Act, cioè contro gli atti fatti da noi stessi durante gli anni di governo, mi dico che siamo ancora in quel cortocircuito. Per cui la mia posizione è: svegliamoci, diamoci da fare, rilanciamo le nostre idee, smettiamo di parlare all'interno del Partito Democratico. Abbiamo fatto tanti errori, ma tante cose eccellenti, e quelle cose vanno rivendicate con forza, e bisogna dire anche alle persone come voi che mi ascoltano tutti i giorni a queste dirette, che il partito esiste, che la vostra intelligenza, il vostro fare, le vostre idee sono indispensabili, non tanto per il Partito Democratico e non solo per il Partito Democratico, ma per la salvaguardia della democrazia nel nostro paese. Mi fermo qui perché avevo detto che sarei stato breve e sono stato lunghissimo. Vi chiedo sempre di condividere questa diretta e il video, che resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla mia pagina Facebook e su YouTube. Ci vediamo domani, spero alle ore 17, ve ne darò conferma una volta che la giornata di martedì si sarà chiarita un po' meglio, però insomma probabilmente alle 17. Vi saluto, vi ringrazio e a domani. Ciao!